Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi vi porto l'ultimo video della serie Campagne di Francia, ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù e poi vado a ricordare anche che in descrizione ci sono tutti i miei link di affiliazione Giants che puoi usare per acquistare tutte le varie cosine che riguardano farming e così facendo potrete aiutare la mia partner. Allora ragazzi, intanto buona domenica a tutti ed oggi vi porto l'ultimo video della serie Campagne di Francia, così andiamo a chiudere. Veramente l'avrei dovuto far uscire un po' prima, ma poi è uscita la Land of Italy, mi sono messo a capofitto su quella mappa e è passato un po' di tempo, però insomma era doveroso fare un video finale per andare a chiudere questa bellissima serie che è stata per me, secondo me, insomma, una delle mie miglior serie a livello di coinvolgimento, perché insomma ho ricevuto tantissimi commenti, tantissimi consigli, quindi vi ringrazio veramente di cuore a tutti. Ed è stata anche una delle mie miglior serie a livello di creazione, perché qua raga abbiamo fatto delle zone spettacolari, ma proprio veramente mi sono superato. Comunque adesso poi mo vediamo un attimo, andiamo a ripercorrere un po' tutta la serie che insomma che abbiamo fatto su questa mappa, che è stata una bella mappetta, che ci ha accompagnato insomma in un periodo un po' nero a livello di mod, quindi per un periodo insomma ci ha un bel periodo insomma ci ha accompagnato, questa mappa. Peccato che insomma abbiamo riscontrato qualche bug soprattutto a livello di animali, e non so perché, insomma, Black Sheep non ha fatto uscire un aggiornamento, ma forse non ha avuto tempo, non lo so, raga. Peccato perché, insomma, la mappa è carina, bella, quindi meritava assolutamente di essere aggiornata. Comunque, dai, partiamo qua dalla farm che, insomma, l'abbiamo un po' stravolta perché, insomma, non era così all'inizio. Abbiamo creato subito nei primi episodi nuove zone, l'abbiamo allargata, abbiamo messo questo bel mega pollaio proprio qua dietro, qua c'era un campo e qua abbiamo riscontrato i primi bughetti, cioè a livello di produzione di cacca, perché abbiamo visto insomma queste galline producevano tantissima cacchetta, ma anche a livello di produzione di uova, perché producevano tantissime uova, quindi un po' diciamo valori sballati, per quanto riguarda gli animali. Poi qua a fianco avevamo messo un bel orticello dove stavamo producendo lattuga rossa che davamo alle nostre galline. E proprio qua vicino abbiamo messo una bella serra grande dove siamo andati un po' a produrre fragola e meloni che li usavamo insomma nel nostro caseificio dove andavamo a fare lo yogurt. Quindi qua guardate qua che bello che era uscito. E poi di qua sulla farm abbiamo cambiato la stalla perché pensavamo insomma che non funzionava. Poi una cosa molto strana su questa serie che capitava c'era a chi funzionavano le cose, a chi no. Per esempio, il robottino della stalla che c'era a chi funzionava, a chi no. Pure che ne so, oddio, com'era quella che a me funzionava? Ah, gli orticelli a me funzionavano, ad altri no. Quindi, insomma, cose stranissime. Comunque, sì, avevamo cambiato questa stalla. Che poi alla fine abbiamo scoperto che il problema stava non nella stalla, ma nei valori impostati agli animali da Black Sheep, quindi un po' tutti sballati, come sballati erano anche i valori per le pecore, perché insomma producono tantissimo latte e anche tantissima cacca, quindi diciamo è un peccato veramente che una mappa di queste non è stata aggiornata. Poi qua avevamo messo un bel meleto, dove le mele le andavamo a usare per le varie produzioni, ci facevamo il succo di mela. Questo era il caseificio dove l'abbiamo sfruttato tantissimo ed è stata una delle miglior serie a livello economico, perché qua abbiamo, raga, guadagnato tantissimo. E adesso vi porto, poi andiamo a vedere la parte migliore che abbiamo fatto su questa serie, che è la creazione di un'altra, diciamo, mini mappa abbiamo creato alla fine, abbiamo sfruttato la possibilità di queste zone che ci ha dato Black Sheep al di fuori insomma della mappa,
dove potevamo creare insomma nuovi campi o nuove mettere produzioni. Insomma, noi l'abbiamo sfruttate un bel po', perché guardate qua nel PDA, guardate qua, veramente abbiamo fatto una minima mappa. E proprio guardate che bello, abbiamo sfruttato, insomma, abbiamo messo i nuovi campi, nuove produzioni, insomma, è uscito veramente uno spettacolo. Qua abbiamo sfruttato questo terreno, ci cioè abbiamo fatto un paio di campetti, abbiamo seminato anche gli alberi, guardate come sono diventati grandi qua, eppure quel boschetto là sotto sono alberi seminati. Poi abbiamo messo i fichi d'India, quelli di nicchia, dove ci hanno fatto guadagnare un botto di soldi. E qua, raga, questo secondo me è il capolavoro che ho fatto. La prima volta che faccio un paesino, guardate che bello che è uscito, veramente pare di stare quando venivo qua in questa zona, pareva di stare insomma in un'altra mappa, raga, perché veramente ho creato una piccola mini mappa. Guardate qua, ho messo tutte le varie casettine, ho fatto la piazzetta, insomma, qua dietro pure ho fatto una piccola, sono andato a simulare una piccola farm, cioè, mi è uscito veramente un capolavoro. E questo salvataggio naturalmente non lo vado a cancellare, perché me lo voglio tenere, perché chissà se un indomani mi riviene voglia di rigiocare su questa mappa, c'ho questo capolavoro tra le mani, insomma, no? Poi qua abbiamo creato il frantoio, questa è la zona del frantoio dove abbiamo fatto l'olio d'oliva, l'olio di girasoli. E qua dietro abbiamo l'oliveto, abbiamo fatto, guardate che bello pure questo. E per ultimo abbiamo creato anche la zona della cantina, anche là è uscito veramente un capolavoro. Abbiamo messo tutta la lavorazione dell'uva con poi dietro tutti i vari vignetini. Qua abbiamo messo un'altra produzione delle creme, dove andiamo a fare creme di formaggio, panna montata e roba varia. E questa è la cantina. Questo era l'ingresso, e qua pure ho fatto un bel viale che ci porta alla parte dietro. Guardate qua che bello. Questa qua è uscita veramente bella. È uscita proprio bella sta cantina, questa zona per la lavorazione dell'uva. Qua dietro ci avevamo messo i vignetini. Vedete, guardate che bello, abbiamo fatto i due vigneti. E qua c'è tutta la zona della cantina. Qua abbiamo messo le serre. E qua c'è tutta la zona della lavorazione dell'uva, eccola qua. Avevo comprato anche la vendemmiatrice, questa della Oxbow. Mi sono trovato benissimo, è una bomba questa, raga. E qua stavo a produrre tutte le varie cosine. Qua facevamo il vino sfuso, che poi prendevamo e lo portavamo a quest'altra produzione che abbiamo messo qua dietro, che è quella dell'imbottigliamento. Quindi facevamo il vino sfuso, poi lo portavamo di qua e imbottigliavamo il vino. Qua veramente una bella zona, e soprattutto anche una bella lavorazione dell'uva, raga. Quindi la vendemmiavamo e poi facevamo tutta questa serie di passaggi finché insomma non arrivavamo qua all'imbottigliamento. Uno spettacolo veramente, raga. E poi infine abbiamo fatto per ultimo, insomma, altri due campetti, perché poi avevamo comprato anche i maiali e abbiamo creato due campi, uno qua sopra e uno un po' più giù, perché insomma avevamo preso i maiali. E anche là, raga, abbiamo fatto un'altra zona. Andiamo a vedere. Eccola qua, perché qua abbiamo creato, questa era la stalla. E qua avevamo creato una seconda farm che non abbiamo sfruttato per niente, perché insomma stavamo proprio a fine serie, quindi non l'abbiamo assolutamente sfruttata. Comunque guardate qua che bello. E poi a livello di produzioni, raga, abbiamo fatto più o meno tutto. Abbiamo lasciato, mi sa, il mulino, lo zuccherificio, insomma, produzioni che non ci servivano. E poi abbiamo lasciato, mi sa, il panificio, questo qua che sta qua nel paesino, la boulangerie, dove insomma, perché l'avevamo usato pure sulla De Valle, quindi non volevo fare le stesse produzioni. E insomma, dai, raga, guardate qua, l'abbiamo sfruttata bene sta mappa a livello di campi, e soprattutto qua, raga, insomma, ci siamo divertiti. E vi ringrazio veramente, perché ho visto che vi è piaciuta tantissimo, l'avete insomma seguita, e quindi, raga,
Andiamo a concludere questa bella serie. Se non usciva la Land of Italy, sicuramente l'avrei continuata, però poi è uscita il capolavoro di Edo e Sugaz, quindi era doveroso passare a quella. Quindi ragazzi, concludiamo qua questa serie, quindi vi ringrazio ancora di cuore e quindi iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù. Buona domenica a tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!